Buongiorno a tutti i nostri telespettatori e a tutte le nostre telespettatrici, prima edizione del nostro telegiornale, dunque ovviamente è dedicata alle elezioni amministrative a Cerignola. Dunque sarà ballottaggio tra il candidato del centro-sinistra Tommaso Sgarro e il leader del movimento politico La Cicogna Franco Metta. È stato questo l'esito definitivo dello spoglio delle schede che è finito intorno alle prime ore del mattino, una lunga notte di attesa tra i comitati dei vari schieramenti in campo. Innanzitutto cominciamo a darvi il dato definitivo, quello che ci è arrivato dal comune di Cerignola, 50 sezioni su 50. Allora, Tommaso Sgarro, centro-sinistra, 43% di voti. Franco Metta, leader del movimento politico La Cicogna, 33,1%. Francesco Paolo Vitullo, candidato del centrodestra al 15,9%. Gerardo Bevilacqua, 1,8%. Grieco del Movimento 5 Stelle al 3%. Dicevamo di una notte di lunga attesa nei vari comitati, già sin dalla prima serata moltissime erano le persone radunate presso la sede del Partito Democratico, altrettante sia nel comitato del Movimento Politico La Cicogna che anche in quello di Paolo Vitullo e degli altri candidati. Dunque la situazione si è delineata nel corso della giornata di ieri con il testa a testa tra Sgarro e Metta. In alcune sezioni vinceva l'esponente del centro-sinistra, in altre quella del Movimento Cicognino. Sicuramente nel corso della giornata sono previsti le prime reazioni ufficiali da parte dei diversi candidati, quindi al ballottaggio si andrà tra centro-sinistra e movimento politico La Cicogna fuori, il centro-destra, come già le previsioni della vigilia avevano fatto intendere. Noi naturalmente chiudiamo qui questa prima edizione del telegiornale. Nel corso di questa giornata, ovviamente con una programmazione come sempre ricca di possibilità di intervenire in qualunque momento, vi forniremo le immagini, le interviste e gli aggiornamenti a caldo su questa lunga notte elettorale che ha portato tra 2 settimane, che porterà tra 2 settimane al ballottaggio tra Tommaso Sgarro e Franco Metta per la poltrona di primo cittadino al comune di Cerignola. Per ora è tutto, grazie per averci seguito, ci risentiamo più tardi.